reciprocamente l'intervento su informatico sulla la parte dedicata alla pubblicità piuttosto che quella dedicata alla profilazione. L'intervento di Anna Maria Bruni e il mio, quello della redazione, ci diamo appuntamento domani perché oggi, insomma, con lo spazio eravamo un po' costretti e anche per rendere un po' più facile e disteso l'ascolto per non dare troppi contenuti tutti insieme. Adesso quindi ci ascoltiamo l'intervento di Giuseppe Marchica. Io non ho intenzione di annoiarvi a lungo con chissà quali ragionamenti politici. Sono arrivato qua da Bologna oggi. Io penso come tutti voi attraverso le mie fasi di pessimismo e ottimismo. Noi abbiamo una curva abbastanza complicata in questi ultimi periodi. Sono alla fine della fase pessimista, adesso ricomincio a risalire e ritorno ad avere un po' di ottimismo. Io la cosa che pensavo nella mia fase peggiore è che noi in Italia è come se avessimo spento l'interruttore del cervello da una ventina d'anni. Ci siamo da molto tempo adeguati a quello che è il comune sentire del web che adesso va di moda. Sono decine di anni che abbiamo smesso di inventare il nostro futuro, ci limitiamo a importare modelli da altri paesi. Fra questi modelli, adesso non voglio fare il filosofo, fra questi modelli che noi importiamo da altri paesi, c'è sicuramente quello che noi pensiamo sia il modello vincente dell'informazione e della cultura, che è quello che passa attraverso il web. Nella mia fase di ottimismo dico che non abbiamo per fortuna capito nulla, però noi abbiamo accettato nel nostro paese con grande serenità e con assoluto silenzio da parte di tutti noi, nessuno escluso, abbiamo accettato il fatto che abbiamo in Italia, per esempio, più di 6.000 comuni con più di 10.000 abitanti, sono dati che arrivano da Fronte Editoriale, dall'associazione della Confindustria Libre, quindi non sono dati inventati. Ci sono più di 6.000 comuni con più di 10.000 abitanti che non hanno più una libreria. Abbiamo 13 milioni di italiani che vivono in un comune, in una frazione, in un posto dove non c'è più una libreria. Sappiamo, perché sono dati che ormai tutte le ricerche scientifiche hanno dimostrato, che l'apprendimento per esempio su carta è del 30%, non del 2%, del 30% superiore all'apprendimento sui device e sui sistemi elettronici. Dall'altra parte sappiamo, perché sono dati che basta informarsi per averli, che ogni giorno dell'anno, tranne 3 o 4, diciamo 365 meno 3 giorni all'anno, gli edicolanti italiani, per quanto siano diminuiti in questi anni, hanno 5 milioni di contatti al giorno. Noi sappiamo per dati certi che ogni anno, compreso gli anni peggiori, che sono il 2017, sono state vendute circa 2 miliardi di copie fra quotidiani e periodici attraverso le edicole italiane. Vuol dire che la potenzialità di questa rete non dovrebbe nemmeno essere messa in discussione a partire da chi questa rete l'ha utilizzato fino adesso, e cioè gli editori. Però se il modello che su cui noi ragioniamo è sempre quello importato del web, è chiaro che la rincorsa, che anche Fabio diceva, la rincorsa al web è una rincorsa che non finisce più. Risultato finale, se voi andate a parlare con gli editori, vi danno un senso di pessimismo assoluto. Il primo numero che gli editori vi danno è il seguente: 10 anni fa il sistema della pubblicità veniva veicolato in questo modo: 3 milioni di euro agli editori che stampavano giornali e riviste, 1 milione di euro andava sul web.
10 anni dopo, cioè adesso, si è invertito completamente questo progetto, questi numeri. Quindi un miliardo di euro va sulla carta e 3 miliardi di euro va sul web. Un editore che vuole pensare di utilizzare una rete con le capacità che ho detto prima, che è presente anche in quei 6.000 comuni dove non c'è la libreria, che copre anche quei 13 milioni di italiani che non hanno la libreria, che copre quei 2 miliardi di copie vendute tutti gli anni. Cioè, se io sono un editore che faccio un mestiere che è quello di stampare delle cose, il primo pensiero che mi viene non è quello di mettermi a piangere perché hanno spostato la pubblicità sul web. Cerco di investire, di innovare, di fare nuove pubblicazioni, di fare restyling. Sono anni che non si fa nulla di tutto questo, perché man mano che calava la pubblicità è calata l'idea di investimento nel settore. La politica ha seguito questo iter, non è che noi stessi abbiamo seguito questo modo di ragionare e di operare, vedendo nel web il nostro nemico. Ora, se noi vogliamo uscire da una mentalità che io definisco, che non io, tutti definiscono provinciale, se vogliamo ricominciare a pensare a come noi dobbiamo e possiamo vivere in un mondo un po' più civile, anziché continuare per 20 anni a cercare nei salotti di parlare fra di noi, mi riferisco a me, non a voi ovviamente, la strada unica possibile è quella di, uno, capire che cosa sta succedendo, due, cercare di capire come affrontare le problematiche nuove che comunque ci sono state poste davanti. Allora noi il primo pensiero che abbiamo fatto come Sinaggi, purtroppo solo noi, perché le altre organizzazioni sindacali di categoria da questo punto di vista sono non assenti, non esistono proprio, cioè non ci pensino minimamente a ragionare su queste problematiche. Noi da anni abbiamo costruito un'idea che è quella che l'edicola è un punto che può e potrà diventare un punto di aggregazione culturale e di informazione. Lo diciamo da anni. Non siamo mai riusciti a trovare una strada per fare in modo che quello che effettivamente l'edicola è lo diventi nella realtà attraverso strumenti che sono anche ulteriori rispetto alla vendita di giornali e riviste, chiarendo una volta per tutte, non ci tornerò mai più sopra, che se il ruolo dell'edicola è vendere giornali e riviste, quello è il ruolo dell'edicola. Non è mia intenzione, né quella del Sinaggi, di nessun livello provinciale o nazionale che sia, trasformare un'edicola in un bazar, perché uno, perderebbe quello che è il senso di quello che è, due, non sarebbe più nulla. Non possiamo fare guerra ai cinesi per vendere le cianfrusaglie. L'edicola va qualificata, non dequalificata. E allora qualificare l'edicola, qual è la strada? La strada è quella dei servizi. E quindi noi abbiamo incentrato tutta la nostra attività di questi anni, l'analisi che abbiamo fatto. Io ricordo nell'unico incontro, quando lei era assessore ai tempi di Marino sindaco e di Legnini sottosegretario, che parlavamo di questo. Sono passati degli anni da allora, siamo ancora a quel punto lì. Per fortuna il Lazio ha cominciato a fare dei bandi sulle reti, per fortuna la Lombardia si è mossa in un modo un pochino diverso, ma comunque in una logica che è la stessa di cui si sta parlando. E quindi se noi pensiamo all'edicola come questo punto di aggregazione, di informazione, di allargamento di quelli che sono tutti i servizi che le comunità pubbliche possono dare ai cittadini, se questa è la strada, noi dobbiamo trovare le metodologie. Allora vuol dire che noi non possiamo fare la guerra e dire noi siamo più bravi e più belli del web, ma dobbiamo trovare delle integrazioni tra le attività possibili attraverso il web e le attività che invece ne dicono attraverso la carta e i servizi, i software di cui si parlava, i sondaggi. Ma voi provate a pensare che cosa vuol dire se noi riuscissimo a convincere le 27.000 edicole attualmente in Italia
che è con una domanda, con un software che noi abbiamo già, tra l'altro, ce lo siamo fatti in casa noi, non ci vuole molto. Se noi con un software così mandiamo un messaggio a 27.000 edicole italiane e gli chiediamo, ognuno di loro chiedi al volo a 3 clienti cosa pensano di questo bicchiere di plastica, se è una plastica buona o cattiva, vediamo cosa rispondono, noi siamo in grado con un percorso di questo genere nel giro di 10 minuti a dare il senso di cosa la gente a un edicolante, non a un soggetto al telefono che gli fa domande e quando le fanno a me gli do le risposte più folli che mi vengono in mente, tant'è che non mi chiamano più, forse sono ormai nella lista nera. Però tutti noi quando ci chiamano al telefono non siamo mai sinceri e diciamo quello che ci pare in quel momento. Però di fronte a un edicolante che ti conosce, che è il tuo referente, con cui tutti i giorni vai a parlare, se ti fa delle domande semplici, serie, tu gli rispondi seriamente, perché è una persona con cui stai parlando. Io non voglio parlare di quello che poteva essere durante la fase delle campagne elettorali, quello che può essere il ruolo delle edicole, 27.000 punti vendita in punti assolutamente visibili su tutto il territorio nazionale. Non voglio neanche parlare del ruolo che potrebbe avere l'edicolante nel sostituire tutti gli abbandoni che Poste Italiane hanno fatto in questi anni, che uno dice sarebbe normale creare delle sinergie tra le edicole che sono anche in quelle frazioni dove la posta non c'è più perché ha chiuso tutti i propri uffici e la stessa posta. È troppo banale, troppo semplice, tant'è che con Poste dopo 4 anni di tentativi non siamo ancora riusciti neanche a parlare per nemmeno porre questo progetto per cercare di... Resta il punto fondamentale che nella nostra testa è il seguente: l'edicola è un polo di attrazione culturale fortissimo, unico in Italia, unico al mondo. Non c'è paese al mondo che ha una rete di vendita di quotidiani e periodici come quella italiana. Farla morire, come qualche editore purtroppo pensa di fare attraverso una non attività propria, attraverso il fatto che non investe più in questo settore, significa uccidere un pezzo di quello che può essere, che è sempre stato, il sistema di vita degli italiani. Noi ci siamo sempre aggregati intorno alla chiesa, al barbiere, all'edicola, alla farmacia. Il nostro modo di vivere è sempre stato questo. Oggi siamo oggetti, non soggetti, siamo oggetti per cui basta che una cretina qualsiasi si metta nuda o un cretino qualsiasi faccia vedere i muscoli sul web, si ritrova con 1 milione di like in televisione, non fanno altro che parlare di quello che ha 1 milione di... Non mi vanno a spiegare che cosa è quel mi piace che mettono sotto quell'uomo, quella donna che fa vedere le proprie grazie. Mi dicono c'è 1 milione di contatti che hanno detto che è bello, che bella che è quella cosa lì. Ma da questo punto di vista, questa non è la storia del nostro paese. Io non voglio fare il tradizionalista, il nostalgico, però io credo che una comunità, se perde quella che è la propria identità, ha perso metà della propria storia. Allora, siccome noi siamo fra i pochi che in questa categoria ci credono e ci credono fino in fondo, siccome questi numeri che io dicevo, i 13 milioni di italiani, 5 milioni di contatti quotidiani che noi abbiamo con le persone, non con le macchine, le persone vengono nelle edicole a comprare giornali e riviste. Le 2 miliardi di copie all'anno che si vendono sono copie che si vendono da una persona a un'altra persona, non attraverso sistemi elettronici. Allora noi crediamo che queste potenzialità possono essere in qualche modo incanalate verso un sistema che è quello della costruzione di una rete vera, che oggi a Bologna, a Roma abbiamo un consorzio di un certo numero di edicole, sono ancora poche, che avvia questo processo. Finalmente tutto quello che noi da anni ci stiamo dicendo fra di noi ha visto una realizzazione pratica, nelle prossime settimane sarà ancora più evidente a tutti. Poi l'impegno della Regione Lazio, per fortuna, a continuare su questa strada delle reti, che significa creare e mettere in relazione le attività commerciali fra di loro e le attività commerciali stesse con la popolazione. Quindi significa mettere in relazione più direttamente la Regione, i comuni e i servizi che Regione e comuni possono e vogliono dare
non solo attraverso dei monitor dove danno informazioni, ma anche attraverso degli altri sistemi. Noi pensiamo che aumentare questo